Bene, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Incominciamo questo incontro. Io sono Marco Marchese, faccio parte del direttivo dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Oggi si aprono in buona sostanza i lavori dell'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Tradizionalmente il venerdì pomeriggio abbiamo un evento di apertura, un evento pre-congressuale. Oggi questo incontro è dedicato alle esperienze concrete di promozione dei diritti umani delle persone LGBTI. Per chi non sapesse l'acronimo, lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersex, in Italia e nell'amministrazione pubblica e nelle aziende private. Coordinerò questa tavola rotonda e comincio a chiamare qui al tavolo di presidenza. Abbiamo già Umberto Costamagna, presidente di Call & Call. Lo prego di accomodarsi anche Fabio Gallucci, che è responsabile diversity management di Telecom Italia. Poi chiamo Giuseppe Valentino, che è segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, Rosario Piccioni, assessore al Comune di Venezia Terme. Ci sono altre persone che interverranno, per cui il tavolo della presidenza si alternerà. Mi corre l'obbligo di fare in apertura di questi lavori dei ringraziamenti. Voglio ringraziare prima di tutto Radio Radicale, che in questo momento trasmette in diretta nazionale il segnale audio da Lamezia Terme, dove ci troviamo appunto per questa tavola rotonda pre-congressuale dell'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Oltre alla Radio Radicale ringrazio la presenza di Liberi TV, che sta registrando i nostri lavori e poi metterà a disposizione di tutti sul web. E oggi faremo questa tavola rotonda anche in modo interattivo, non soltanto con la sala, ma anche con le decine di migliaia di persone che in questo momento da tutta Italia ci stanno seguendo in diretta nazionale su Radio Radicale, per cui ci sarà la possibilità di interagire attraverso Twitter, attraverso SMS, attraverso WhatsApp. Quindi do agli ascoltatori un po' il tempo di prendersi carta e penna per segnarsi le coordinate. Ci sarà la possibilità di porre direttamente ai relatori delle domande, selezioneremo le domande più interessanti e quindi le riporremo e facciamo un po' questo esperimento di interazione attraverso appunto questo servizio e questa opportunità che ci offre Radio Radicale. Allora, l'hashtag è cancelletto certi diritti per chi usa Twitter. Invece, per chi vuole porre delle domande sugli argomenti che tratteremo oggi, il numero di cellulare sul quale mandare un SMS oppure su WhatsApp è il numero 335-66-96-982. Fra poco vi ripeterò, per cui per chi è presente qui in sala, appunto, dirò delle cose che sembrano un po' astruse, ma sono a beneficio delle persone che ci stanno seguendo attraverso la radio. Allora, ripeto, oggi su questo evento pre-congressuale si discuterà di esperienze concrete di promozione dei diritti umani, quindi discuteremo di diritti sul posto di lavoro e avremo una relazione specifica che farà Bruno Tararico, che illustrerà Bruno Tararico. Poi parleremo anche di esperienze concrete appunto di promozione dei diritti umani nella pubblica amministrazione e nelle aziende private. Io a questo punto passerei già subito al primo oratore, perché vorrei dare un ritmo incalzante anche a questo incontro, per cui vorrei passare la parola a Fabio Galluccio, che è responsabile di Diversity Management di Telecom Italia. Questa è una struttura praticamente che non è presente in tantissime aziende. Evidentemente Telecom Italia ha questa sensibilità di promozione, di difesa dei diritti umani, di attenzione rispetto alle persone che lavorano per questa grande azienda di comunicazione. Quindi gli voglio passare la parola ponendogli una domanda semplicissima: come nasce il diversity management e come Telecom Italia è arrivata a promuovere il diritto umano attraverso
attraverso questo sistema quali sono anche, diciamo, le relazioni sindacali tra azienda e sindacati, e a che cosa punta questo specifico ufficio e con quale iniziativa? Sì, grazie. Sì, l'University Manager è stato costituito grazie innanzitutto a certi diritti dell'invito. L'University Manager è una figura che in Italia non esiste in moltissime, quasi tutte le aziende italiane, non esiste, cioè in qualche multinazionale, perché le multinazionali hanno le policy che in qualche modo obbligano le aziende ad avere un certo tipo di rapporti nei confronti delle diversità, della pluralità delle persone che sono presenti. Nella nostra azienda attualmente siamo come una città che abbiamo circa 55.000 persone, e questo determina che sono presenti tutte le diversità, e sono presenti una città in una struttura di 55.000 persone che attualmente nel lungo cammino, oggi ancora più lungo, la legge Fornero, le persone hanno anche dei cambiamenti della vita che sono l'University Manager, che poi è anche una direttiva dell'Unione Europea, si occupa del genere, delle donne, dove sappiamo in Italia sono problematiche ancora non risolte, della disabilità, perché è chiaramente un altro tema importante. Le disabilità sono le più variegate, oggi non ultima c'è quella delle malattie genetiche, che purtroppo è un problema non di facile risoluzione anche nel mondo organizzativo del lavoro. Si occupa orientamento religioso, e qua sappiamo che le leggi in Italia sono molto laconiche, assenti, perché se ne danno delle ferie a delle persone religiose, delle festività religiose alle persone di altra religione, tranne con la religione ebraica, che hanno delle intese e poco altro, non si può, bisogna dare, le persone devono prendere le ferie oggi per la legislazione italiana, non possono passare la propria famiglia con un permesso. E ci occupiamo anche attualmente dell'orientamento sessuale, oltre che dell'etnia, e di saperi, perché anche questa è la grande diversità dei saperi, una cosa importante per le aziende. Sull'orientamento, quindi, cosa si occupa di questi mali? Cercare di innanzitutto di evitare discriminazioni sul mondo del lavoro, ma questo mi sembra che quasi la Costituzione ce lo dice, quindi non dovremmo come dire, andare molto oltre a quello che ci dice la Costituzione. Però, data la normativa italiana è molto, come dire, lasca, se non restrittiva su questi temi, ci occupiamo di andare un pochino oltre alle tematiche. Sull'orientamento sessuale, in particolar modo, che è il tema maggiormente dibattuto da certi diritti, lavoriamo su tutte le diversità, soprattutto in termini culturali. Abbiamo delle pagine internet, un blog Diversity, dove affrontiamo questi temi con i colleghi in maniera culturale, con articoli, libri, film, tematiche. Sulla parte normativa abbiamo dato alle coppie che si spostano in all'estero la possibilità di godere i permessi retribuiti per la licenza matrimoniale. Abbiamo cambiato anche alcune cose per quanto riguarda benefit aziendali e assicurazioni, parlando di conviventi e non più di familiari, di famiglia. Abbiamo cambiato il codice etico parlando appunto di diversità anche dell'orientamento sessuale, quindi le diversità sono tutte contemplate, le selezioni abbiamo cambiato anche qui, le policy di selezione, ci occupiamo anche dell'età, che è un altro tema importante, perché come sapete spesso l'età è oggi un problema frutto di discriminazione. Sì. Stiamo lavorando anche molto con l'UNA, il Dipartimento delle Pari Opportunità, perché proprio a Napoli abbiamo aderito a un bando dove per la prima volta in Italia, credo, un'azienda come la nostra ha 8 tirocinanti, di cui 4 transessuali, che stanno lavorando accanto a noi, perché io sono stato a Napoli per andare a trovarli, tanto transessuali presi dal mondo della strada.
che l'UNA su direttiva europea sta cercando di, e Italia Lavoro stanno cercando di integrare nel mondo del lavoro per rifarmi la questione della vita normale. I temi sono molto ampi, come vedete, il percorso è molto, molto lungo, abbiamo un network per i colleghi di orientamento sessuale che si sta attivando, è già attivo, li incontriamo periodicamente. È un percorso complesso, difficile, ma bisogna sempre lavorare, come dico, alla mia piccola squadra su tutte le diversità in maniera univoca, perché rischio poi, come dire, di creare nelle diversità discriminazioni anche molto forte, insomma, anche nelle varie famiglie del mondo dei disabili, del mondo anche dell'orientamento sessuale, perché quello è un altro tema che è molto complesso. Grazie a Fabio Galluccio. Io, se non sbaglio, abbiamo un video anche da proiettare. Adesso lo predisponiamo, nel giro di qualche secondo. Mentre predisponiamo questo video, io ricordo agli ascoltatori di Radio Radicale che è possibile porre delle domande ai nostri relatori nel corso di questo incontro dal titolo Esperienze concrete di promozione dei diritti umani delle persone LGBTI in Italia e nell'amministrazione pubblica e nelle aziende private. Siamo alla Lamezia Terme, in apertura dei lavori dell'ottavo congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Questo è il tradizionale evento pre-congressuale del venerdì. Sono tanti anni che dedichiamo questo spazio per arricchire anche i lavori congressuali, quindi invitiamo personalità e quindi organizziamo queste tavole rotonde per arricchire proprio i lavori. È possibile, gli ascoltatori possono porre delle domande attraverso Twitter, attraverso gli SMS, attraverso WhatsApp, hashtag cancelletto certi diritti. Per Twitter invece SMS e WhatsApp il numero è 335-6696-982. Chiedo a Leonardo se siamo pronti per il video, allora facciamo partire. Sono diverso perché mi piacciono le vedette. Sono milanese e amo vivere a Roma. Perché preferisco un Monte Verde a un espresso. Perché sono... Vediamo adesso se il video riparte. Questi ragazzi, colleghi che voi avete visto, fanno parte del mio board diversi, che è composto da colleghi di tutte le diversità, quindi sono colleghi omosessuali, colleghi disabili, colleghi stranieri, come avete visto, di religione diversa, di età diversa, perché io sono assistito da questo a un board diversi, che mi assiste, proprio perché io non avendo la cultura di tutte le diversità devo affiancarmi a dei colleghi che vivono direttamente queste domande. Grazie di nuovo a Fabio Galluccio, responsabile diversity management di Telecom Italia. Il video, devo dire, molto bello e fa veramente, cioè, riscalda il cuore sapere che anche nelle grandi aziende dove il rapporto umano alcune volte è più difficile perché è spersonalizzato, voglio dire, dalla burocrazia interna, dalle procedure, dalle normative, e quindi scalda veramente il cuore sapere che ci sono queste grandi aziende con queste sensibilità e queste attenzioni rispetto ai lavoratori che prestano la propria opera, e poi non soltanto riferiti alla comunità LGBT, ma il diversity manager si occupa, insomma, di un ventaglio di quello che sono tutte le discriminazioni. Adesso restiamo sempre integrati, cambiamo leggermente argomento, però restiamo integrati nel contesto di questa nostra tavola rotonda, e io vorrei passare la parola a Rosario Piccioni, che è assessore al comune di Lamezia Terme. Lo invito al podio. Rosario Piccioni è assessore al comune di Lamezia Terme,
E oggi è qui perché ci parlerà un po' dell'esperienza del comune di Venezia Terme, in quanto è uno degli ultimi comuni, il comune della città di Venezia Terme, che ha aderito alla rete READI. La rete READI è un'associazione di enti pubblici, sono per la maggior parte comuni, province e regioni, che si riuniscono sotto questa associazione insediata presso il comune di Torino e che si occupa di promozioni, qui andiamo un po' più nello specifico, di promozione dei diritti umani delle persone LGBT. L'adesione della READI attraverso delle iniziative che sono state condotte l'estate scorsa e insomma è stata una richiesta anche nostra insieme alla CGL locale che abbiamo rivolto all'amministrazione comunale e che ha accolto con entusiasmo e ha aderito con entusiasmo immediatamente a questa rete e adesso cominciano anche i primi lavori di promozione su questo territorio di politiche antidiscriminatorie e quindi cedo la parola a Rosario Piccioni che ci parlerà di questa esperienza. Buonasera a tutti, benvenuti soprattutto nella nostra città per questo congresso nazionale di certi diritti. Io veramente con grande piacere porto il saluto dell'amministrazione comunale e in particolare del nostro sindaco Gianni Speranza che oggi è impegnato ma sicuramente nei lavori congressuali di domani e di dopodomani sarà certamente presente in mezzo a voi. Come amministrazione siamo felici ovviamente che certi diritti abbia scelto per un appuntamento così importante, ripeto, di livello nazionale della nostra città e lo facciamo veramente con grande partecipazione anche perché al di là di quello che è l'aspetto appunto formale c'è una partecipazione diretta che ha dimostrato l'amministrazione in quest'ultimo periodo testimoniata dal fatto che il sindaco Gianni Speranza è stato veramente uno dei pochissimi sindaci, delle poche personalità politiche della regione, se non ricordo male, che ha preso parte al Pride che si è tenuto qualche mese fa a Reggio Calabria. Questo quindi a testimonianza del fatto che l'impegno dell'amministrazione è un impegno dimostrato con i fatti. E qualche mese fa abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Marco Marchese, ovviamente lo ringrazio per l'invito e per il lavoro fatto in questi mesi e devo registrare purtroppo quello che è un tema frequente nel lavoro delle pubbliche amministrazioni, cioè quello a volte anche della mancanza di informazione, ovviamente un deficit che è anche un'autocritica, nel senso che a volte non si conoscono quelli che sono i circuiti esistenti anche a livello nazionale e a livello locale, a maggior ragione una regione particolarmente difficile qual è la Calabria. Con Marco Marchese, grazie anche alla sensibilità dei compagni della CGL di Venezia Terme, ovviamente c'è qui anche Giuseppe Valentino, Bruno Dallarico, tanti altri esponenti a livello locale, ma anche dell'associazione UNA, che è stata molto sensibile sul punto, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questa rete, come diceva Marco, appunto, READI, cioè la rete degli enti contro le discriminazioni, una cosa che non conoscevamo. Appena abbiamo avuto contezza appunto dell'esistenza di questa rete e soprattutto delle importanti finalità che si pone, cioè quelle di combattere la discriminazione in tutti i settori, in particolare riferita a quello sessuale, appunto perché, come diceva prima Marco, si occupa in particolare dell'LGTB, ovviamente il Comune ha aderito subito a questa richiesta, abbiamo deliberato nel mese di agosto l'adesione a questa rete e abbiamo già avviato un percorso che speriamo sia proficuo nei prossimi mesi appunto per concretizzare con azioni, fatti, iniziative appunto i temi che sono tanto cari all'associazione. Ovviamente siamo in una fase di partenza, quindi
Lamezia è uno dei primi comuni, forse il più grande della Calabria, che in questo momento ha aderito, e quindi certamente si paga uno sconto, però c'è la massima disponibilità, perché ovviamente a livello nazionale ci sono delle buone prassi sicuramente da portare avanti, alle quali noi possiamo ispirarci, che sicuramente faranno da punto di riferimento nei prossimi mesi per iniziative da porre concretamente in essere sul territorio. Ovviamente non c'è bisogno che lo dica io, qui ci sono importanti esperti che interverranno oggi e domani, ovviamente che saluto tutti con piacere e do il benvenuto nella nostra città. È un tema fondamentale che tra l'altro è presente come tanti nella nostra Costituzione, come sappiamo tutti, l'articolo 2, che è uno degli articoli che fa parte della prima parte della Costituzione, che enuncia i principi fondamentali della nostra Carta Costituente, dice appunto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo innanzitutto e poi anche ovviamente nei gruppi in cui si trova ad operare, e soprattutto il successivo articolo 3, che è il famoso principio di eguaglianza, che è quello che riconosce appunto pari dignità sociale a tutti i cittadini di fronte alla legge, ma non solo, senza distinzioni, come sapete, di razza, di lingua, di religione. Ovviamente un conto è la Costituzione formale, cioè quella che è scritta sulla carta, un conto è la Costituzione vivente, cioè quella che poi quotidianamente viene applicata. E sicuramente in Italia ancora c'è tanto lavoro da fare, però ripeto, partendo da questi spunti e da questi riferimenti positivi, c'è la fiducia di fare dei passi in avanti. Soprattutto, lo dico, in una regione particolarmente difficile, schiva a questi temi, qual è la Calabria. Il fatto del primo Pride che si è tenuto a Reggio Calabria, sicuramente, e soprattutto della grande partecipazione che ha registrato, è sicuramente un importante passo in avanti per squarciare quel velo anche di ipocrisia che purtroppo troppo spesso contraddistingue la nostra società e le realtà meridionali e calabrese in particolare. Quindi complimenti per l'iniziativa, ribadisco nuovamente, veramente siamo orgogliosi che si tenga qui nella nostra città. Sicuramente in questi giorni l'amministrazione sarà presente anche personalmente con il sindaco Gianni Speranza. Buon lavoro a tutti. Grazie Rosario Piccioni, e io invito ad accordarsi qui alla Presidenza Bruno Taralico, che è segretario generale della funzione pubblica della CGL Catanzaro Lamezia, che fra breve lo inviterò a illustrarci la sua relazione specifica sulle discriminazioni che avvengono sul posto di lavoro. Intanto voglio ricordare che insomma siamo in diretta. Intanto ricordo che siamo in diretta su Radio Radicale, siamo anche in diretta video su radioradicale.it. Voglio invitare anche le persone, stanno incominciando ad arrivare da parte degli ascoltatori su SMS e su WhatsApp alcune domande, e voglio invitare anche che qui presente in sala ad interromperci tranquillamente in qualsiasi momento per fare delle domande. Abbiamo ascoltato l'esposizione di Fabio Belluccio di poco fa, e prima di dare la parola a Giuseppe Valentino, c'è Nicolino Tosoni che vuole porre una domanda, e nel frattempo che si avvicina, poi c'è anche Gabriella Friso, e nel frattempo che si avvicina Nicolino Tosoni, ci è arrivato il messaggio del sindaco del comune di Pianopoli, Gianluca Puda, che si scusa però per un motivo molto, molto serio, non ha potuto raggiungerci, ci raggiungerà domani per portare il suo saluto al nostro congresso. E voglio anche ricordare che esiste un'interlocuzione per quanto riguarda la visione alla rete Readi, anche questo qui frutto un po' della nostra sollecitazione insieme agli amici e ai compagni della CGL, della Camera del Lavoro Catanzaro Lamezia, quindi c'è questa interlocuzione con la provincia di Catanzaro, quindi noi speriamo che si possa anche concretizzare la visione della provincia a questa associazione di comuni, province e regioni che promuovono politiche antidiscriminatorie basate su orientamento sessuale, identità di genere sui vari territori.
Allora, c'è una domanda da parte di Nicolino Tosoni. Intanto ringrazio i compagni della presidenza. Io vengo dalla palude padovana e al mio ritorno in quella palude chiederò di essere ricevuto dal sindaco Vitonci, già un senatore e già sindaco di Cittadella, per suggerire e chiedere al Comune di Padova di far parte di questa rete contro la discriminazione. E se mi è concesso, signor Assessore, dirò che a Lamezia Terme, in quella Calabria, quasi protuberanza dell'Africa, questa adesione c'è già stata. E Padova, che si onora di una università che ha come messaggio Universa Universis Patalina Libertas, il Comune vuole essere all'interno di questa Universa Universis Patalina Libertas oppure essere fuori. Ecco, premesso questo, faccio la domanda a Galluccio. Se consta a lui che esistono, non è penso soltanto la Telecom, che è la grande e che ha 55.000 dipendenti, ci sono altre, qui c'è un boicottaggio, si sente, grazie. E ci sono altre industrie, di cui non faccio nomi per non fare propaganda cattiva, che hanno grosso modo, se non di più, dipendenti a questo livello. Consta che una simile iniziativa sia entrata nella mente anche di quelle delle dirigenze di queste grandi industrie? Grazie. E noi abbiamo aderito credo a 3 anni, e non ricordo esattamente a 3 anni buoni sono, a PACS, che è un'associazione fondata da Ivan Scalfarotto per le aziende, appunto per aiutarle a superare le discriminazioni e l'orientamento sessuale. Vediamo anche da altre associazioni come ASPI per la disabilità e Valorenti per le donne. Sicuramente c'è alcune aziende che stanno lavorando su questi temi in maniera molto forte e, come dire, siamo uniti insieme. C'è una parte dell'IBM per alcuni versi, c'è Banca Intesa che ha superato alcune cose, Barilla che ha fatto lo scivolone, come voi sapete, forse vi ricorderete, sul tema della ricordiamo diversità, aderito e sta cambiando in maniera radicale, ha fatto anche un video adesso sul tema che io ancora non ho visto, perché hanno trasmesso, ha creato un board all'alto livello sul discorso della diversità e anche dell'orientamento sessuale, quindi si sta muovendo, si stanno muovendo queste cose. Forse ci vorrebbe, come c'è stato per il Mobility Manager, una legge che dica appunto che le aziende siano dotate di questi strumenti, perché non perché siano buone le aziende, perché non è questo il concetto è, perché non è un'operazione di buonismo, se no sarebbe un paternalismo, certo. Perché le diversità sono una grande ricchezza, cioè avere uno staff, delle persone che nella diversità si incontrano e mettono la loro esperienza al tavolo del business, delle idee, della progettualità e della creatività, questo è molto importante. E quindi far sentire persone incluse, farle sentire a loro agio nel modo di lavorare è una cosa importante per le aziende, non solo per le persone che ci lavorano. Grazie. Gabriella Friso, vorrei scorrere una domanda, la invito a... Grazie. Allora, io mi occupo di affermazione civile all'interno del direttivo di certi diritti,
e quindi chiaramente lavoro nel campo della messa in concreto dei diritti che le coppie dello stesso sesso, ma anche le coppie per esempio di fatto quelle non matrimoniali, si ritrovano poi a vivere quotidianamente, con cui si confrontano quotidianamente. Quindi volevo farle delle domande, chiedendole per cortesia appunto nella pratica poi quali diritti per esempio Telecom riesce a garantire. Le faccio un esempio, molte coppie, coppie miste ma anche coppie italiane dello stesso sesso da alcuni anni emigrano all'estero per celebrare il matrimonio e quindi cioè, in teoria il diritto ad avere e usufruire per esempio del congedo matrimoniale. Ecco, Telecom Italia garantisce da a queste coppie per esempio il congedo matrimoniale, che peraltro una sentenza della Corte Europea in teoria e quindi immediatamente applicabile anche nel nostro ordinamento ha detto che deve essere comunque una possibilità che deve essere garantita per tutti. Grazie mille. Diamo il permesso retribuito fare il congedo matrimoniale. Il congedo matrimoniale non si può dare in quanto non è, non sarebbe poi garantito dall'INPS i 15 giorni di assenza dal lavoro. Quindi diamo un permesso retribuito, cioè per noi sono come fossero in servizio e quindi è un permesso che studiamo in maniera pari ai 15 giorni del congedo matrimoniale. Abbiamo anche gli assegni da 2 anni. Chiaramente questo determina che le coppie siano fuori avanti, ecco perché c'è un discorso di inclusione e di libertà delle persone, no? Perché questa è la cosa più complessa, non è tanto dare il permesso retribuito, che se vogliamo è una cosa facile, è far sentire le persone a loro agio per chiederlo, che secondo me è la cosa più complessa. Abbiamo le assimilie aziendali, figli di coppie gay, tra l'altro io ho un collega che lavora con me che ha 3 figli, essendo gay, quindi voglio dire, cerchiamo di far sentire le persone per chiederci delle cose, perché il problema vero è questo, secondo il mio modo di vedere, se le persone si sentono a loro agio, e comunque abbiamo avuto molte, non solo molte colleghi che hanno fatto coming out all'interno dell'azienda, non è tanto come l'hanno fatto all'interno della famiglia, ma anche noi abbiamo per esempio soggiorni estivi per ragazzi, uno dei soggiorni è dedicato alla diversità e devo dire molte mamme che hanno figli gay mi hanno scritto, molte, 2 mamme, non sono molte per me, sono, è significativo, è significativo che l'abbiano fatto, che mi hanno scritto ringraziando perché hanno saputo di lavorare in un'azienda che quindi, aiuta le persone a stare meglio. Ora vorrei chiamare al podio Enzo Cucco per la sua domanda e rinnovo sempre l'invito agli ascoltatori. Intanto stanno arrivando alcune domande, però sono delle domande che ho un po' bypassato perché possono riguardare più i temi che affronteremo domani. Quindi ricordo agli ascoltatori di Radio Radicale, siamo in diretta nazionale e anche in diretta video su radioradicale.it. Questo è l'evento pre-congressuale dell'Associazione Radicale Certi Diritti che celebra fra oggi e domenica il suo 8° congresso a Lamezia Terme presso il Grande della Lamezia, per chi vorrà raggiungerci di persona fisicamente. Questa tavola rotonda è dal titolo sulla quale ci stiamo concentrando: esperienze concrete di promozione dei diritti umani delle persone LGBTI in Italia e nell'amministrazione pubblica e nelle aziende private. Enzo Cucco, ricordo la domanda. Enzo Cucco è presidente dell'Associazione dei Cani Certi Diritti, prego. Grazie, l'occasione è troppo ghiotta per non porre questa domanda, perché qui sono presenti sia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che delle amministrazioni locali. Io lavoro da tanti anni in questo ambito, faccio parte della rete Redita dall'inizio in cui si è costituita. Ci sono molte esperienze con le organizzazioni sindacali molto importanti, molto significative, in particolare con la CGL, c'è qui Gigiola Toniolo dei Nuovi Diritti, che è un po' la storia di quello che la CGL ha fatto, ma anche altre organizzazioni stanno muovendo. Manca ancora, non mi risulta almeno, può anche darsi che sia poco informato, ma sono abbastanza attento a queste cose, manca ancora un accordo concreto tra organizzazioni sindacali e amministrazioni locali
perché il punto è il rapporto con le pubbliche amministrazioni, ovviamente. Cioè, Telecom è un bellissimo esempio che noi dovremmo esportare e promuovere ovunque, ma il tema centrale è come muovere le pubbliche amministrazioni. Manca ancora un accordo tra organizzazioni sindacali e pubbliche amministrazioni su come si applica il principio di non discriminazione nell'ambito della contrattazione decentrata. Perché è chiaro che molte delle materie che noi stiamo richiamando qui sono blindate dalla nazionale, cioè ci sono delle leggi che prescrivono che certi requisiti si devono, che ci vogliono certi requisiti per poter accedere a certi servizi. Questo c'è però tutta un'altra fetta di servizi che sono, diciamo così, sui quali i comuni possono intervenire e hanno un minimo di manovra, per i quali invece qualcosa si può fare. Allora, non siamo mai riusciti a costruire un tavolo di lavoro, non un accordo, ma un tavolo di lavoro con organizzazioni sindacali e pubblica amministrazione che si mettono concretamente a lavorare su che cosa effettivamente le amministrazioni comunali possono, possono riconoscere, no? Alle coppie, che per esempio non sono sposate, alle coppie non sposate, non alle coppie gay, alle coppie gay, alle coppie non sposate, perché quello è un problemone, anche quello è un problema. E lo dico io che arrivo da Torino, che è probabilmente una delle città, insieme a Milano, insieme a tante altre città italiane, molto avanzate su questo. Neanche a Torino siamo riusciti a costruire una... Perché un conto sono le dichiarazioni di principio, quelle ci vengono bene a tutti. Un conto poi è la concretezza, no? Allora, sono poche le cose che le amministrazioni pubbliche possono concedere? Bene, andiamo in quella direzione. Perché se no, se aspettiamo che il Parlamento si muova e faccia le leggi che devi fare, rischiamo che diventiamo molto vecchi. Quindi questa è un'occasione molto importante. Cominciamo anche dalla Lamezia Terme. Ha molto ragione Lucio quando dice che in realtà l'altra parte del problema è che le coppie si espongano. In questo contesto potrebbe anche essere difficile, anzi, è difficile magari esporsi. E non soltanto per le coppie gay, anche per le coppie etero non sposate magari ci possono essere delle problematiche, delle situazioni. Ecco, c'è quel problema lì, ma c'è anche l'altro, perché se un'amministrazione si dichiara disponibile e aperta è chiaro che poi le domande arrivano. Quindi se riuscissimo a innescare anche la mezza terra, perché no, un tavolo di confronto di lavoro, noi ci stiamo con le nostre competenze, importanti che sono, insomma, ci mettiamo a lavorare anche noi per produrre qualche cosa che poi la rete può esportare, cioè funziona al contrario, cioè, voi sperimentate una cosa che poi la rete potrebbe utilizzare a livello nazionale. Grazie a Enzo Cucco. A questo punto io vorrei passare la parola a Giuseppe Valentino, che è segretario generale della Camera del Lavoro, sì, lo chiedo alla collega Salfoglio, che è segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro, della CGL Catanzaro Lamezia, per il suo saluto, e gli cedo molto volentieri la parola. Sì, grazie, ha detto bene Marco, io farò un saluto al congresso, poi del merito della Bruno Tararico, col quale insomma quando stavamo in segreteria provinciale assieme abbiamo iniziato un po' il percorso di collaborazione con l'associazione Radicali Certi Diritti. Intanto un augurio assolutamente di buon lavoro al vostro congresso. Sono particolarmente felice che il congresso nazionale si tenga la Lamezia Terme e soprattutto contento di aver ricevuto l'invito a partecipare, proprio perché la collaborazione con la Certi Diritti in questi anni a nostro avviso è stata fruttuosa per quello che insieme contaminandoci siamo riusciti a trovare fuori, e soprattutto insomma c'è una grande aspettativa su quello che in futuro riusciremo a fare, a partire appunto dalle innovazioni in termini di contrattazione, in termini di avanzamento dei diritti per le persone che vogliamo rappresentare, perché ognuno insomma per conto suo nelle diverse associazioni poi rappresenta. Alcune considerazioni, credo insomma che celebrare questo congresso nel contesto in cui ci troviamo, in una situazione particolarmente difficile per il nostro paese, difficile dal punto di vista culturale e sociale, sia un modo per ribadire alcuni concetti che stanno ai principi appunto della nascita della nostra democrazia, della nostra
Repubblica Costituzionale che, come si diceva bene prima, insomma, a volte vengono enunciati e non vengono applicati. Viviamo in una terra difficile, viviamo in una terra, in un paese che è diventato complicato, è diventato più brutto di quello che era qualche anno fa, è diventato molto più egoista e meno sensibile e meno disposto a condividere con le persone le diversità. Io penso per esempio che noi della CGIL insieme all'Associazione Certi Diritti da questo punto di vista possiamo essere d'esempio anche nella nostra terra su alcune questioni. Perché guardate, c'è la tendenza ad annullare le diversità, a farle pesare sulla società. Quando si dice per esempio, ed è esempio diciamo dell'altro ieri, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, si complimenta del soddisfatto per lo sgombero di alcuni locali della rete ferroviaria italiana di Catanzaro Lido, di una palazzina in particolare, che veniva occupata da alcuni immigrati. È contento dello sgombero e gli basta quello, nel senso che non si pone il problema di dove saranno quelle persone, dove andranno dopo lo sgombero, e soprattutto c'è un certo tipo di fare, di rappresentare il mondo che è particolarmente, guardate, insopportabile, una palazzina che era abbandonata da rete ferroviaria italiana da anni, no? E si dice ma finalmente è stata ripristinata. Perché abbiamo chiuso e non ci vanno i migranti, insomma, rimarrà per altri 20 anni abbandonata, saremo contenti di questo, basta non sopportare e non vedere la puzza, basta non avere sotto gli occhi appunto il problema. E questa cosa fa la spola con il fatto che spesso, insomma, quando si parla di diversità e di problemi, di marginalità, facciamo spesso i conti in tasca al nostro paese, ci comportiamo come dei mercenari, persone che dei mercanti, più che dei mercenari, delle persone che appunto fanno il prezzo sulla vita delle persone. Parlando dei migranti, dice costano 40 euro al giorno, come se fosse carne di porco, insomma, da poter offrire al mercato, carne da macello, quanto ci costano, no? Io direi, insomma, quanto ci costano invece, insomma, chi in questo paese governa e non risolve appunto i problemi, ci fa vivere in alcune situazioni. Dico queste cose perché noi crediamo fortemente nelle battaglie che dovremmo portare avanti e ci scontreremo proprio con questa cultura. Dicevamo prima con Marco, dovremmo intensificare un ragionamento che abbiamo fatto con l'ASP rispetto ai transgender e il momento dell'operazione, cioè quando non viene garantita dalle strutture. Io credo che quella critica ce la sorbiremo, perché anche questo viene vissuto un po' come una questione di quasi, insomma, non medica, non di salute, ma uno sguardo, insomma, vuoi cambiarti di sesso, insomma, quindi te la paghi l'operazione, perché devo pagare io, devi pensare sulla collettività. Scontreremo e conseremo con queste cose, ma credo, insomma, che questa coscienza ce la dobbiamo avere, insomma, e credo, insomma, che voi da questo punto di vista potete essere buoni maestri anche con noi, con il sindacato, rispetto al fatto che c'è un tasso di sopportazione di alcune cose, insomma, che ti fanno un po' mortificare e impediscono anche un'azione di rivalsa nei confronti di alcune azioni pesanti e di alcune azioni disumane, insomma, nei confronti delle persone. E però credo, insomma, che abbiamo le potenzialità, le qualità per poter sperimentare in questa terra e poter continuare in questo rapporto proficuo, sia rispetto alle tematiche che riguardano l'osservatorio sulle pari opportunità sui luoghi di lavoro, che è una cosa importantissima che dovremmo provare a rafforzare, sia per quanto riguarda la contrattazione e il ruolo stesso della contrattazione. Dico l'ultima cosa sulla contrattazione e sul sindacato. Perché siamo in un periodo in cui, insomma, il sindacato, come negli ultimi 20 anni, viene attaccato dai vari governi, che siano, diciamo, di un colore più chiaro o più scuro, insomma, non ha differenza, basta, insomma, dire che chi appunto la pensa diversamente, qui entra il tema della diversità, anche chi la pensa diversamente è un fastidio, non solo chi è diverso, chi ha delle
accezione della normalità, ma anche chi la pensa diversamente, diciamo, è fastidioso per questa società. Quando ragionamenti come quelli che fa Telecom, quando ragionamenti come quelli che si fanno per la contrattazione della pubblica amministrazione, ti dicono invece che il sindacato è un avamposto, diciamo, di avanzamento dei diritti delle persone. Quando la legge non arriva, c'è spesso la contrattazione che è arrivata prima della legge, ti risolve, diciamo, il problema e quindi ti fa avanzare, no, in una società, e ti fa avanzare sul punto dei diritti. Per cui, insomma, credo che da questo congresso, così come dalle nostre reciproche collaborazioni, nelle nostre reciproche sensibilità, noi potremmo continuare, potremmo rafforzare anche la nostra azione per rendere, diciamo, il posto in cui viviamo, la terra in questo momento, insomma, la terra che in questo momento abitiamo, un posto migliore e più giusto. Grazie. Grazie, grazie molte a Giuseppe Valentino, segretario generale della CGIL Catanzaro Lamezia. Con Giuseppe ci lega, oltre che un'amicizia, una collaborazione che si sta stringendo sempre di più, e devo dire che è un esperimento felice quello che sta accadendo qui in provincia di Catanzaro, per cui l'Associazione Radicale Certi Diritti, la Camera del Lavoro, che voglio ricordare un anno e mezzo fa hanno messo in piedi un osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità che opera sul territorio, e oltre a questo continuiamo sempre a porci delle domande, e frutto anche di questa collaborazione, oltre che ha aiutato tantissimo la collaborazione della CGIL per raggiungere il risultato nel giro di poco tempo di avere un comune importante come quello di Lamezia Terme nella rete Readi, e voglio ricordare anche il comune di Pianopoli ha aderito alla rete Readi, poi dopo ce ne parlerà il sindaco Gianluca Puda domani, che oggi purtroppo non ci ha potuto raggiungere. E poi ecco, è nata, vale la pena porre l'accento su questo aspetto, perché in questi giorni si voterà in Calabria, come noto c'è il rinnovo del Consiglio regionale, per cui faremo passare, non penso, più di qualche giorno di tempo dopo l'insediamento del nuovo assessore alla sanità per andare a bussare alla sua porta e aprire necessariamente questa vertenza, una vera e propria vertenza, cioè potrebbe trasformarsi in una vera e propria vertenza, cioè noi andremo a bussare alla porta e avanzeremo delle istanze, delle richieste, perché non è concepibile come in una regione come la Calabria, non succede soltanto in Calabria, le persone transgender, le persone che avvertono la necessità di cambiare sesso, non hanno accesso alle terapie, non hanno accesso ai farmaci, non hanno accesso al servizio pubblico, tutto va fatto nel privato, oppure ci si deve spostare in altre regioni, Puglia piuttosto che nel centro nord Italia. Quindi questa oppure l'estero, certo. Questa è una richiesta ed è un impegno che noi assumiamo, perché peraltro abbiamo notizie precise di equipe molto professionali che operano in terra di Calabria e che però non possono operare nel pubblico perché non è previsto, e quindi questa mi sembra una palese discriminazione che grava su persone che io ritengo siano gli ultimi fra gli ultimi, perché le persone transessuali non si vedono per esempio alla cassa di un supermercato, non si vedono negli uffici, non si vedono, voglio dire, in tutti i posti di lavoro, soprattutto quelli a contatto con il pubblico, perché grava su queste persone un peso di discriminazione maggiore e insopportabile. Intanto che non al proprio di comunicazione di servizio, io saluto Lucio D'Attola che ci ha raggiunto qui al Grand Hotel Lamezia, lo invito ad accomodarsi al podio per un saluto. Lucio D'Attola è presidente del comitato Arcigay di Reggio Calabria Due Mari, ed è fra i tre comitati che sono riusciti quest'anno, in questo 2014, diciamo ricco di importanti novità in Calabria, perché c'è stato il primo Pride, ora c'è il primo congresso di un'associazione nazionale, per cui significa che
in questa terra tradizionalmente, anche questo qui è un pregiudizio, considerata un po' arretrata rispetto al resto del paese, invece sta dando dimostrazione di passi in avanti e sta dimostrando che le cose, piano piano, lentamente, con le attività, stanno cambiando e stanno cambiando in, molto velocemente, in positivo soprattutto. Sì, Fabio Lucio, purtroppo che ritorna a Roma, vi saluto e vi ringrazio. Grazie Fabio Lucio. Ha un volo di rientro, di conseguenza i tempi sono tiranni, quindi ce la parola volentieri a Lucio. Buonasera a tutti, intanto porto i saluti da parte anche degli altri due comitati Arcigheti, Cosenza e Vicenzaro, che appunto non sono riusciti a essere presenti e spero che domani o dopodomani riescano a presentarsi. L'hai anticipato tu, Marco, questo è un anno in cui iniziamo a contare più prime volte e questo credo che sia importante non tanto per parlarci addosso quanto per capire che qualcosa sta cambiando, sicuramente con i limiti personali, anche di esperienza, e con i vari limiti che ogni associazione può incontrare nel territorio. Ma qualcosa sicuramente sta cambiando per la collettività LGBT nel paese. Penso che momenti come questi siano fondamentali per iniziare a fare dei bilanci, per iniziare a tirare delle somme e soprattutto per iniziare a capire quelle che, da questi momenti in poi, quelle che saranno le nostre responsabilità. Sono contentissimo, posso ringraziarvi, sono contento perché appunto opportunità di sistema, di rete, non solo fra di noi, no? Fra diverse associazioni, ma soprattutto possibilità di respiro così ampio, sono per noi una ricchezza, perché probabilmente la cosa più difficile non è fare arrivare neanche risorse, neanche competenze, ma riuscire a far arrivare formazione sia politica sia sociale, sia soprattutto indirizzata proprio alle esigenze e alle istanze rivendicative della comunità di Senica. Quindi vi ringrazio e ci vedremo durante i lavori. Grazie a te Lucio, e ancora una volta per ribadire, ormai è ben più di un anno, sono diversi anni che non passa settimana, quindi questa cosa è veramente di buon auspicio, che in Calabria non si svolgono attività pubbliche, attività pubbliche meno note. Ad esempio voglio ricordare che lo scorso fine settimana il comitato Eostarci che Cosenza è stato impegnato in uno splendido momento formativo rivolto ad una serie di persone che poi andranno ad operare nelle scuole e opereranno su un settore molto delicato come quello dell'omotransfobia. Ora vorrei dare la parola a Bruno Taranico, che ci esporrà una sua relazione centrata proprio sulle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere sul posto di lavoro. Bruno Taranico è segretario generale della funzione pubblica della CGL Catanzaro Lamezia, gli cedo anche la parola. Grazie. No, io parto velocissimamente da queste piccole considerazioni. Intanto un caloroso saluto agli organizzatori dell'evento del congresso, dell'ottavo congresso della nazionale dell'Associazione Radicale Certi Diritti. Io sono particolarmente contento ed orgoglioso che abbiate scelto la Calabria, in particolar modo la Venezia e quindi la provincia di Catanzaro, per svolgere questo congresso, l'ottavo congresso. Questo dà la dimostrazione che probabilmente dalla Calabria si deve dare un'idea completamente diversa dalla quale forse stereotipata si pensa che noi da questo punto di vista non abbiamo l'attenzione o la sensibilità dovuta a certi argomenti. Però con una punta di orgoglio voglio anche ricordare che non solo Catanzaro, ma col Pride del 19 luglio a Reggio Calabria, tra le tante sigle sindacali sentite, c'era solo la CGL e in particolar modo la CGL Calabria. Noi abbiamo da subito aderito all'iniziativa, rappresenta anche il nostro segretario regionale,
per cui da subito noi non abbiamo avuto nessun dubbio, nessuna perplessità nel dare la nostra adesione, la nostra partecipazione all'iniziativa al 19 di luglio a Reggio Calabria. E credo che l'iniziativa che noi abbiamo posto in essere anche con l'Associazione Radicale Certi Diritti ormai è abbastanza rodata, perché Marco sa, noi abbiamo messo a battesimo la nostra iniziativa il 13 dicembre del 2012 con una bellissima iniziativa all'amministrazione provinciale di Catanzaro, dove abbiamo coinvolto anche il mondo della scuola, perché riteniamo che anche quello sia uno spaccato non solo in rappresentanza della pubblica amministrazione, ma sia uno spaccato fondamentale nel quale i giovani ragazzi devono potersi esprimere liberamente, e dove purtroppo noi assistiamo a tragici fatti di cronaca che non rendono onore al nostro paese o comunque alla nostra sensibilità. E quindi abbiamo ritenuto in quell'occasione, in quel frangente, di coinvolgere, soprattutto abbiamo chiesto la presenza di alcuni dirigenti scolastici, che devo dire con estrema facilità non abbiamo avuto difficoltà a coinvolgerli, non si sono tirati assolutamente indietro, anzi hanno partecipato in maniera fattiva e attiva a quell'iniziativa pubblica che, come ripeto, due anni fa alla provincia di Catanzaro abbiamo celebrato. È ovvio che non è solamente la CGL di Catanzaro, la CGL Calabria, che ha abbracciato questo tipo di problematiche, comunque si sta impegnando su questo fronte. Ricordavo prima la presenza della compagna Toniolo, a livello nazionale esiste l'Ufficio Nuovi Diritti e Discriminazioni, per cui l'impegno della CGL da questo punto di vista sul fronte dei nuovi diritti e contro ogni forma di discriminazione è ben noto a tutti e non è della prima ora o comunque dell'ultima ora, cioè non è dell'ultima ora l'impegno della CGL. E così come, per esempio, ricordava molto bene Marco, noi abbiamo contribuito alla creazione dell'osservatorio delle politiche di genere e discriminazioni che si è realizzato a Catanzaro, ma che comunque ha il suo bacino di utenza su tutta la regione Calabria. Per cui anche su quello c'è il nostro impegno. Io vorrei rispondere alla domanda che mi è stata posta prima, perché per chi come me contrattualista, nel senso che ogni tanto provo a fare anche il sindacalista e spero di riuscirci bene, nel pubblico impiego non è facile, perché intanto i rinnovi contrattuali vorrei ricordare che sono tenuti dal 2009 e quindi noi non abbiamo nessuna possibilità allo stato attuale. Vero è che se riusciamo, poi magari lo sciopero generale del 12 di dicembre probabilmente sbloccherà la contrattazione, ma il nostro interlocutore, almeno sulle piattaforme dei rinnovi dei contratti pubblici, rimane sempre l'ARAN. L'ARAN, che è l'Agenzia Nazionale per deputata a svolgere, a rappresentare il governo, vive delle direttive del governo e del Ministero della Funzione Pubblica. Da questo punto di vista noi incontriamo delle profonde difficoltà, però ciò non toglie che, per esempio, dalla Funzione Pubblica di Catanzaro, poi dalla Camera del Lavoro di Catanzaro, sposata anche dalla Funzione Pubblica Calabria e poi anche dal documento politico della CGL Calabria, quindi se mi permettete questa punta di orgoglio da questo punto di vista, noi abbiamo approvato un ordine del giorno con la quale chiediamo che nei prossimi rinnovi contrattuali, sia dei comparti pubblici sia dei comparti privati, ci sia l'estensione del congedo matrimoniale. Noi abbiamo fatto approvare questo ordine del giorno nelle varie stanze congressuali, è diventato argomento di discussione nei nostri congressi e devo dire con una punta d'orgoglio, perché forse sono stato il promotore, ma semplicemente perché è partito da Catanzaro, non per altro, di aver fatto approvare questo ordine del giorno anche dalla Funzione Pubblica CGL nazionale. Nell'ultimo congresso di Montenegro d'Assisi l'ordine del giorno è entrato anche, come dire, tra le priorità della mia organizzazione, categoriale nazionale. Quindi voglio dire, da questo punto di vista c'è una grande attenzione, anche perché ci rendiamo perfettamente conto che un conto è ragionare dei rinnovi contrattuali, come dicevo prima, nell'ambito privato, un conto è ragionare nei settori pubblici. Nei settori pubblici noi viviamo purtroppo di direttive del Ministero della Funzione Pubblica e direttive da parte che l'ARAN, purtroppo, alla quale si deve attenere, rispetto invece, contrariamente al privato, dove
esercizio dell'attività imprenditoriale, comunque le singole società private possono decidere di riconoscere i diritti senza dover rendere nulla a nessuno. Io sono, come dire, un punto fondamentale sul quale poi non vorrei dimenticare molto, anche perché la strada che noi tracciamo è una strada abbastanza articolata e complessa. Guardate, non è facile ragionare su questi argomenti, perché se io guardo con attenzione tutti i documenti che volta per volta mi capita di leggere, intanto noi arriviamo all'affermazione di certi principi, all'affermazione di rispetto di certi diritti solo per via giurisprudenziale, cioè sono le varie corti, i vari tribunali del nostro paese che a un certo punto sono un pochettino più avanti rispetto all'azione del nostro Parlamento. E con interpretazioni estensive, per esempio, noi abbiamo la tutela anche di questi diritti, avuto riguardo non solo alla legge 370, che è lo statuto dei lavoratori, che il governo vorrebbe rivoltare come un calzino, non si sa come, oppure anche in materia di, sembrerebbe strano, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, il decreto legislativo 81 del 2008 ha dei riverberi che possono essere interessanti, gli ottimi spunti dal punto di vista giurisprudenziale che ci aiutano da questo punto di vista. Poi abbiamo anche, ma da questo non penso di dire molto perché è abbastanza conosciuto a tutti, il decreto legislativo 216 del 2003, ma anche il decreto legislativo 138 del 2010 che ha istituito i cosiddetti CUG, che sono i Comitati Unici di Garanzia, che guardate non sono una cosa di poco conto, possono sembrare come comitati unici di garanzia nell'ambito dei settori pubblici, come punti in cui si va ad armonizzare, rendere più armonioso e sereno l'ambiente di lavoro, ma sono momenti anche di confronto dove come CGL ci siamo impegnati tramite i nostri rappresentanti ad essere maggiormente attenti a queste tematiche, a queste problematiche. È ovvio che c'è una grande difficoltà e se mi permettete, semplicemente perché qualcuno, perché essendo un contrattualista la colgo di più, decreto legislativo 1, decreto legislativo poi, decreto legislativo altro, è sempre un decreto legislativo. Sapete cosa sono i decreti legislativi? Penso di sì. Sono i decreti emessi dal governo, su delega del Parlamento, la dice lunga, il governo, il Parlamento non legifera su questi temi. Demanda sempre al governo e il governo forse alcune volte in alcuni tempi storici rispetto al legislatore e quindi anche per dirla come prima sul rispetto anche all'evoluzione giurisprudenziale la dice lunga su come è l'attenzione del Parlamento e del legislatore su certe tematiche, su certe questioni, delega costantemente il governo a legiferare, a volte il governo non legifera direttamente, sarà poi necessario l'intervento della magistratura o delle varie magistrature a dover dire la sua e a dover eventualmente cercare di dare un'interpretazione evolutiva ed estensiva di certi diritti su alcune tematiche. Però guardate, l'impegno della CGL, e io con questo mi avvio alla conclusione, l'impegno della CGL è il massimo da questo punto di vista. Lo abbiamo dimostrato non solo creando quei momenti di discussione e di confronto che prima con Marco abbiamo citato rispetto anche alla nostra provincia, comunque alla Regione Calabria, ma lo metteremo in campo rispetto anche ai CUG e metteremo in campo anche rispetto ai prossimi rinnovi contrattuali. Io è una battaglia che condivido e ho fatto mia perché ne sono convinto che sia giusta come affermazione di principio, quella soprattutto dell'estensione del congedo matrimoniale. E non è facile spuntarla perché mi rendo perfettamente conto che noi abbiamo di fronte anche una parte pubblica che non solo è sorta alle istanze del sindacato, non mi dilungo molto su questo aspetto, ma è sorda anche da altri punti di vista perché probabilmente ancora, come dire, vincolata o meglio prigioniera di alcuni pregiudizi e di alcuni preconcetti. Però un rammarico lo voglio esprimere qui da questa occasione. Io penso che noi come sindacato giochiamo un ruolo molto importante, però è una partita che non è solo del sindacato. Noi difendiamo i lavoratori anche da questo punto di vista, come giusto che sia. Però io ribadisco che fondamentalmente la politica deve farsi carico di questi problemi.
Perché se la società a un certo punto chiede che vengano date voci, venga data voce a questi problemi, questi diritti, io non comprendo come mai il Parlamento legislatore rimanga sordo a queste richieste. E allora il sindacato, come sindacato, noi faremo la nostra parte, però chiediamo alla politica di fare altrettanto la sua. E chiediamo soprattutto ai media che oggi sono qui presenti, che in un certo qual senso possono e hanno la possibilità di enfatizzare, di riportare fedelmente quello che noi diciamo, di darci una mano da questo punto di vista, perché se le nostre richieste rimangono chiuse in questa stanza, non ci portano da nessuna parte. Ma se insieme ai media noi riusciamo eventualmente ad amplificare sempre di più queste richieste, penso che un qualcosa in più lo abbiamo raggiunto, un mattoncino in più siamo riusciti a metterlo per la costruzione di questa grande casa, che non è assolutamente scontata. Grazie mille a Bruno Tarrico, e mi permetto di fare una chiosa, anche perché proprio ieri con lui e con Giuseppe Valentino, nel corso di un incontro, si parlava di contrattazione territoriale. Nella contrattazione territoriale, insomma, ecco, le buone pratiche, le iniziative come la sollecitazione dell'adesione da parte dei comuni ad una rete come quella che può essere la rete, ma anche tutta un'altra serie di iniziative che gli enti di prossimità dei cittadini, che sono appunto i comuni, possono fare direttamente, possono fare senza l'assillo di quei problemi di bilancio, perché fare informazione, cioè promuovere politiche antidiscriminatorie sul territorio da parte degli enti locali ha un costo economico molto limitato, funziona sempre soltanto ad una condizione importante, voglio dire, quando si incontra da una parte la volontà politica e dall'altra parte le realtà associative e territoriali che comunque mettono a disposizione il proprio know-how, le proprie competenze, e che si mettono a disposizione anche agli enti pubblici per poter promuovere queste politiche. Questo è un incontro felice, cioè adesso noi abbiamo, diciamo, descritto nel corso di questa ora e un quarto di dibattito un po' una situazione, chiamiamola tra virgolette, felice della Calabria. Cioè in Calabria stanno accadendo negli ultimi anni delle cose molto interessanti, però c'è anche il lato oscuro, cioè non citerò, voglio dire, il comune perché non è un sassolino che tolgo dalla mia scarpa, ma quando ti presenti davanti ad un sindaco e gli proponi di promuovere politiche antidiscriminatorie e la risposta che ricevi io non mi posso mettere il paese contro, cioè questa, voglio dire, dietro a questa affermazione c'è un retro pensiero che noi capiamo benissimo, uno che è l'interesse elettorale, cioè ma come? Voi vi occupate dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, e se io promuovo insieme a voi queste politiche mi metto un paese contro? Cioè questo è un retro pensiero molto grave. Allora poi dopo c'è stata un po' la battuta di rovescio, no? Dice, ma senta sindaco, ma se invece del sottoscritto qui presente, no? Che rappresenta un'associazione che promuove politiche antidiscriminatorie basate su orientamento sessuale e identità di genere, ci fosse stato invece un rappresentante di un'associazione che si preoccupa delle discriminazioni che gravano sulle persone disabili, lei avrebbe aderito se esistesse una rete simile? Ah sì, immediatamente, perché no? Allora, voglio dire, anche questo accade, questo diciamo è un lato un po' il chiaro scuro delle cose, questo è il lato scuro delle cose che in questa nostra terra di Calabria purtroppo accade. Ripeto, non cito il nome del comune per non far apparire questa cosa come se fosse un sassolino tolto dalle scarpe, però sono state delle risposte emblematiche che ci hanno anche colpito, voglio dire, nell'intimo, perché poi alla fine non gli si chiedeva a questa amministrazione, approfitto insomma dell'eco della radio perché sono sicuro che ce ne saranno tanti fra i 409 sindaci
assessori, consiglieri comunali, quindi fra queste migliaia di persone che sono impegnate nella politica locale calabrese ce ne saranno alcune centinaia in questo momento che la radio stanno ascoltando. Cioè dire, promuovere politiche antidiscriminatorie non significa, ad esempio, abbracciare tutte quelle che sono le nostre rivendicazioni, e dove troviamo il terreno fertile siamo felicissimi di avere questi compagni di strada. Ma veramente questa cosa mi ha colpito nell'intimo, il problema proprio che si pone il sindaco: ah, ma se io promuovo politiche antidiscriminatorie basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere mi metto il paese contro, cioè, ma quando mai? Questa è una manifestazione vera e propria di omofobia vestita, diciamo, da quel, come posso dire, perbenismo di maniera, perbenismo, quello che cammina un po' in giacca e cravatta, mascherata di persona perbene, come ad esempio, non lo so, ci sono persone che girano l'Italia e che vengono anche da questa regione, voglio dire, notevoli esponenti, come posso dire, che praticano l'attività di giurista e che, diciamo, si sono costruiti una propria autorevolezza, una propria autorità, partecipano a convegni nazionali dove si confrontano contro la promozione di politiche antidiscriminatorie, perché questi giuristi ritengono, basta girare un po' su internet e queste cose emergono molto facilmente, ritengono questi giuristi che promuovere i diritti umani della persona LGBTI è un disegno del maligno, che mira all'estinzione dell'umanità attraverso un'azione di promozione di queste politiche, perché poi queste politiche, voglio dire, favoriscono l'omosessualizzazione della società. Scusate, cioè, questo è troppo perfino per Paperino, vi dico proprio, vi dico la verità. Di conseguenza c'è da fare attenzione. Quindi dico, ho citato queste due cose perché provengono proprio dalla terra di Calabria. Abbiamo disegnato prima con l'arcobaleno tutte le cose che vanno bene, però è anche giusto, per completezza anche di informazione, per onorare il servizio di Radio Radicale che mette a disposizione di chi ci ascolta questi documenti, ci sono anche tante cose sulle quali bisogna lavorare, tante cose che non vanno. Per cui a Giuseppe Valentino pongo io una domanda, e sto per dare la parola adesso a Costamagna. La domanda è: inseriremo queste politiche nella contrattazione territoriale? Questo è un aspetto interessante. Non so se vuoi rispondere adesso. Quando sì, andiamo avanti. Ah sì, sì, secco, okay. Fuori microfono, ma lo dico io. Sì, secco, ok, lo inseriremo. Allora, io sono molto molto contento adesso di avere, diciamo, l'ultimo degli oratori, e invito tutti voi che siete presenti qui se volete porre le domande. Sono molto molto lieto che ci ha raggiunto Umberto Costamagna. Umberto Costamagna è un imprenditore, è presidente della Colle & Col ed è una delle prime grandi aziende italiane, cioè Colle & Col, parliamo di una realtà di 2500 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Precisiamo perché quando parliamo, diciamo, dei servizi di call center, il precariato, diciamo, impera in questo settore, non in Colle & Col. 2500 dipendenti su 7 sedi distribuite sul territorio nazionale. Umberto Costamagna è anche fa parte dell'associazione dell'Asso Contact, dico bene, che è l'associazione di categoria. Perché siamo lieti di averlo qui? Perché è una delle prime grandi aziende. Si parlava prima, appunto, del permesso retribuito, il congedo matrimoniale, per dire una semplificazione, anche se non è corretto chiamarlo in questo modo. Una delle prime aziende che ha raggiunto un accordo con l'RSA, con la rappresentanza sindacale aziendali, per riconoscere le persone, per riconoscere questo congedo alle persone che contraggono matrimonio all'estero, perché in Italia non è consentito, oppure istituti similari. Io a Umberto Costamagna, cioè, vorrei porre tante domande, ma una gliela faccio per
che mi interessa in particolar modo. È chiaro che nella sua azienda c'è questa sensibilità, ma se lei in questo momento parlasse ad una platea di imprenditori, promuovere politiche di welfare serio nelle aziende, dal punto di vista appunto aziendale, economico, perché conviene? Allora, prima di salutare, rispondo velocemente a questa domanda con una citazione. Il cardinale Guttavanzi disse in un'omelia famosa di un Natale milanese: l'etica applicata all'economia non è un freno, è un acceleratore. Io sono profondamente convinto che rispettare i diritti, rispettare la diversità, rispettare l'ambiente, dare ai dipendenti il senso di quello che fanno, farli partecipare alle scelte dell'azienda è difficile, ma credo che sia davvero l'unica possibilità di uscire da questa crisi. Quindi l'etica, la normalità di un comportamento giusto, nessun buonismo, credo che sia davvero una leva per superare la crisi. Io ho anche un'altra speranza o sensazione. Io credo che se questo paese, se gli imprenditori di questo paese capissero questa banalità, che appunto l'etica è un acceleratore del business e non è un freno, questo paese andrebbe un po' meglio. Risposto telegraficamente, faccio da copione di convegno, inizio con un ringraziamento sentito per questo invito. Se mi permettete, vorrei anche fare davvero di cuore un saluto agli ascoltatori e alla struttura di Radio Radicale, che credo che nel nostro paese sia un servizio importante che anch'io utilizzo spesso, un servizio utile soprattutto in mezzo a tanta fuga. Terza premessa: oggi a Roma c'è stato uno sciopero nazionale dei lavoratori del call center. Per un imprenditore ovviamente lo sciopero è sempre qualche cosa. Ebbene, io personalmente nella mia azienda ho scritto una lettera ai miei dipendenti dove spiegavo loro che le ragioni per cui scioperano, che non erano ragioni politiche, ma sono domande che pongono alle istituzioni. Ebbene, queste domande sono le stesse nostre domande, sono le stesse mie domande, e quindi oggi mi sono sentito, anche se ovviamente non voglio fare delle facili melasse unanimistiche, io mi sono sentito anch'io dalla parte dei lavoratori che oggi in tutto il paese si sono portati a Roma, in tutto il paese, quindi un pensiero ai lavoratori. Sono un imprenditore di call center, e mi faccio la battuta che di solito mi viene in queste occasioni: non ho sbagliato convegno. Se oggi sono qui a parlare di diritti, a parlare delle nostre piccole e limitate esperienze, è perché nel nostro settore di call center, anche all'interno dell'associazione Confindustriale che presiedo, ci sono aziende serie, ci sono aziende che rispettano la legge, e tutto quello che esce sulla stampa, o quantomeno molto di quello che esce sui media e sulla stampa, di queste immagini precariato diffuse, che sono realtà che esistono, attenzione, lo dico che non esistono, le aziende principali di questo settore, quelle iscritte all'associazione, non sono fra queste. E quindi credo che sia un'altra banalità da sottolineare, il fatto che ci siano davvero comportamenti normali o in qualche caso anche etici, anche in questo settore così vituperato. Non siamo Telecom. Ho ascoltato prima il collega di Telecom, il Diversity Manager, un nome sempre all'americana, quando vogliamo inventarci qualcosa di nuovo. E già io non ho un diversity manager nella mia azienda, comunque non hai 55.000 dipendenti di Telecom, abbiamo solo 2.500, perché credo che sia, non sia un gran bel segnale quello dove dobbiamo imporre una qualifica, un'etichetta e dire che ci deve essere un direttore della diversità. Ma secondo me, ma che cosa c'è di più normale di essere diversi? Cosa c'è di più, dire, serenamente e banalmente normale che fare i conti con le diverse realtà, con le diverse personalità, con le diverse esperienze che ogni persona porta? Ma perché c'è bisogno di un guardiano della diversità che rispetti ovviamente
i diritti, eccetera. Forse vuol dire che davvero dobbiamo farne ancora tanta di strada. Porto al nostro caso, noi nel lontano agosto 2013 abbiamo concesso, e correggo chi mi ha presentato, non abbiamo fatto un accordo con le RSA, abbiamo fatto un accordo con i segretari nazionali di categoria del settore in cui la mia azienda opera. Che cosa è successo? Una nostra dipendente, la chiamo per nome, Elena, ha deciso di sposarsi in Germania con la sua compagna Valentina. Ha chiesto al mio responsabile amministrativo della sede, noi abbiamo 7 sedi sparse sul territorio, sono orgoglioso anche di dire che abbiamo una sede a Locri, e sono anche in Calabrese, perché mi ha fatto cittadino onorario di Locri, quindi mi sento di giocare in casa, dove abbiamo 350 persone assunte a tempo indeterminato, a Locri, questo giusto per dire. Quindi dicevo, Elena e qui siamo sparsi, Elena e Valentina sono nella sede di Pistoia, c'hanno dove le realtà omosessuali sono per noi una normalità, anche numerosa, devo dire. E a un certo punto sono andati dal nostro responsabile amministrativo, dal nostro responsabile amministrativo, e hanno chiesto, dice, noi ci sposiamo in Germania, chiediamo la possibilità di avere anche noi quello che hanno i colleghi, chiamiamoli etero, che si sposano. Ovviamente la mia amministrativa che cosa ha risposto? Codice alla mano, guarda, no, non è previsto, mi spiace, siamo un'azienda educata, ma non si può. Ma poi la mia responsabile amministrativa, sapendo bene che azienda vive, ci ha pensato e poi mi ha fatto una telefonata. Umberto, mi è capitato questo. Io mi sono posto una domanda. Ma perché no? Cioè, che cosa impediva a un'azienda, a parte la legge, che ovviamente sono gli uomini che fanno la legge, ce l'ha insegnato un signore 2000 anni fa, che il sabato è per l'uomo e non l'uomo per il sabato, quindi... ma che cosa ci impedisce anche di andare contro la legge o comunque di non rispettarla e non voglio essere accusato di istigazione se la legge è stupida? Perché io dovevo dire di no a una persona che faceva quello che fanno assolutamente tante altre persone? Mi sono posto la domanda e mi sono dato anche la risposta, evidentemente. La risposta l'ho trovata nell'etimologia stessa della parola, anche che dà nome alla vostra associazione, dei diritti. Ma cos'è il diritto? Il diritto è una cosa che va dritta, lineare. Allora, perché questa tortuosità, se ti sposi con una persona del tuo sesso, pensate che ragionamento, non hai diritto? Perché? E allora ho fatto una valutazione, io ho anche dichiarato, sono cattolico, praticante, peccatore tanto, e pochi giorni prima il Papa aveva proprio detto quella famosa frase, no? Chi sono io per, figurate che se l'ha detta lui, cosa potevo dire io, chi sono io per, e io ho detto proprio questo, ma per un diritto, per una questione di equità, non di valutazione morale, di semplice, banale equità e giustizia. E allora ho detto, no, questa grazie Elisa, che mi ha fatto pensare a questa cosa, e che cosa ho fatto? Ho detto, ti do la licenza. Poi però i miei personali mi hanno subito detto, no, non si può, bisogna fare l'accordo, c'è la legge, c'è la cosa. Ho alzato il telefono, ho chiamato i nazionali, i sindacati, aspetta che guardo voi, sì, tutti e due, e vi devo dire la verità, i nazionali della categoria, quando ho detto questa cosa, la prima reazione è stata una pausa di silenzio, dopodiché è un ma, comincia ad andare avanti tu, poi vediamo. Il giorno dopo mi hanno richiamato e hanno detto, no, beh, abbiamo pensato, in realtà, poi c'è anche tra l'altro una dichiarazione, questo che dice, ancora una volta il mondo del lavoro viene prima, il mondo del lavoro è il mondo della realtà, della concretezza di tutti i giorni, viene prima della politica. E abbiamo firmato questo accordo che concede a tutte le coppie omosessuali che decidono di sposarsi nei paesi del consentito anche loro di avere la licenza matrimoniale. Ma non mi è sembrato c'è stata una polemica sui giornali, siccome avevo dichiarato che sono cattolico, mi hanno bocciato il Vangelo, mi hanno detto
non hai letto San Paolo, stai dicendo la stupidaggine, ovviamente ce ne siamo fregati, anche perché credo che nel frattempo anche la Chiesa dei passi avanti ne ha fatti e credo che ne stia facendo, con tutti i limiti che ancora ci sono, ma sto pensando in particolare per esempio a un'altra tematica che mi riguarda personalmente, delle famiglie divorziate, credo che questo Papa stia facendo dei passi in avanti importanti. Comunque il poco è sempre meglio del nulla, o addirittura di chi va indietro. E quindi abbiamo fatto questo accordo, l'abbiamo dato, e tra l'altro Elisa Valentino mi ha anche invitato, in Germania non ce l'ho fatta e mi è dispiaciuto molto. Ecco, questo, la domanda che prima un oratore faceva in maniera giusta e intelligente, forse tu dicevi, se l'ambiente di lavoro deve consentire alle persone che si sentono, tra virgolette, in qualche modo offese o oppresse dalla loro diversità, di avere la possibilità di chiedere quel clima aziendale per cui Elisa non ha avuto nessun problema a chiedere una cosa del genere. Nel mio piccolo, con tutti i miei limiti, nelle nostre imprese, che ripeto, imprese di call center, quindi il massimo della visione precariata, eccetera, vi racconto solo alcune delle cose che noi facciamo e che non mi ha suggerito nessun guru, ma che rispettano semplicemente dei valori in cui sia io che i miei soci crediamo. Nelle nostre imprese, sulle 7 sedi, abbiamo 2 asili nido, ne stiamo pensando un altro. Abbiamo spazi relax con bar, biliardini, flipper, spazi internet free. Abbiamo una biblioteca in tutte le sedi che abbiamo chiamato Libri Liberi, dove addirittura, pensate, un altro, anche qui abbiamo infranto la legge, abbiamo deciso che non facciamo tessere, non facciamo, i miei collaboratori tutti preoccupati, ma ci rubano i libri e chi se ne frega. Abbiamo stabilito che rubare un libro non è un reato. E certo, qualcheduno ci manca, ne riportiamo ancora, pazienza, non è che ci impoveriamo per questo. Adesso l'apriamo a Natale a Locri, e mentre no, qui a Locri bisogna farla, la testa, io ho detto, è proprio a Locri che dobbiamo far capire questo concetto di che le persone, il rispetto, la professionalità, l'autonomia, il senso di responsabilità delle persone, ci devono arrivare, se questo è un costo di 15 lire, chi se ne frega se passa il messaggio a Locri. Poi pensate, adesso ne dico un'altra, sempre quello che non si consente, l'altro giorno mi hanno sgridato, sempre me, perché poi non terrore quando mi muovo, ho strappato tutti i cartelli che ho trovato in una sede, era successo che avevamo perso delle telefonate importanti perché alcune persone avevano risposto al cellulare mentre erano al telefono, che noi ovviamente diciamo alle persone che non si deve fare, perché se sto lavorando, un conto, io credo che in nessun lavoro, ogni tanto mia figlia mi dice che la propria insegnante risponde al telefono in classe, mi sembra veramente una grandissima, per cui al telefono, capito, non avrei call center che mette la telefonata, e gli avevano mandato una lettera di richiamo e mi sono posto il problema, no? Ma è giù un altro richiamo, perché i sindacati stessi ci dicevano, guarda, non puoi a uno sì a uno no, perché quello lavora bene, quell'altro no. Allora bisogna farlo a tutti, cartelli, no, divieto di accesso, li hanno messi in tutte le, con il cellulare con il divieto d'accesso. Sono arrivato in azienda e ho strappati tutti, tu facendo arrabbiare i miei uomini personali, però ho spiegato agli operatori, mi sono fermato, voi sapete che non si può fare, non avete bisogno del cartello di divieto d'accesso, di divieto di telefono, poi chi sbaglia cercheremo di riprenderlo, perché è giusto che nessuno se ne approfitti, ma lavorare sulla responsabilizzazione delle persone è quello che nel nostro piccolo, con tutti i difetti, con tutti i problemi, con tutti gli errori che facciamo e che faremo, è quello che fa dire a qualcuno che gira nei nostri consenti, e qui dentro si respira un'aria diversa. Un'altra legge che abbiamo infranto, quindi quella di prima era quella del furto, perché abbiamo deciso che non lo puniamo, un'altra legge che ho infranto spesso in passato, faccio un pubblico outing da questo punto di vista, e per esempio noi abbiamo sempre concesso, lo dico chiaro, in questo momento non lo faccio più perché non ne ho le possibilità, il microcredito ai nostri dipendenti che volevano un anticipo sullo stipendio, sul TFR, noi lo facciamo senza nessun problema.
e addirittura lo facevamo senza interessi. E mi hanno detto che è un reato in Italia prestare i soldi senza interessi, e quindi ovviamente noi siamo andati avanti a fare reato, adesso non ci possiamo più andare, non perché è un reato, ma perché la situazione di crisi in questo momento ci fa fatica a dire anche possiamo anticipare delle cose, però l'abbiamo fatto. Abbiamo all'interno del nostro call center un gruppo di acquisto solidale, anche qui si parte dalla considerazione che i nostri stipendi, il potere d'acquisto degli stipendi dei nostri lavoratori, che sono tutti inquadrati regolarmente, è basso, sta scendendo. Allora io non posso darti soldi in più perché il settore call center ha quella più bassa marginalità, e ho detto facciamo come si fa nelle famiglie, ci mettiamo insieme e facciamo gli acquisti comuni per risparmiare, ma non gli acquisti comuni, quello delle signore milanesi che vanno a chilometro zero, biologiche, che pagano 80 euro un chilo di fagiolini, e faccio una citazione che credo abbiate capito, ecco, non quel tipo di acquisto solidale, ma l'acquisto delle cose importanti, la pasta, l'olio, eccetera, che serve per far, mettendoci insieme, far risparmiare i lavoratori, e noi ci facciamo carico di organizzare questa cosa, che non è proprio semplice, e ci mettiamo dei nostri personaggi. Altra cosa, ci siamo creati all'interno una società, un'associazione di solidarietà, si chiama Call Friends, perché ogni tanto vogliamo fare qualche cosa, e allora abbiamo creato anche questa associazione, abbiamo raccolto per esempio, abbiamo comprato 5 tonnellate di parmigiano in occasione del terremoto. Poi, venendo un po' di più nel tema dei diritti, abbiamo lavorato in Calabria, a Spezia, con i dipartimenti di pari, in Toscana, di pari opportunità, per cercare di inventarci qualcosa che conciliasse le esigenze, soprattutto delle donne, con il lavoro. Voi sapete che call center non è una fase che inizia alle 8, ma vive sul flusso di telefonate, e abbiamo fatto anche questo. Altra cosa, siamo uno degli unici due call center italiani che ha deciso di non spostare lavoro in offshore all'estero. Questa è una scelta che stiamo pagando duramente. Gli applausi mi conciliano la coscienza ma non il portafoglio, perché la stiamo pagando questa scelta, perché i nostri competitor che ci vanno riescono a fare delle gare un pochino più a prezzi più bassi e soprattutto aumentano il fatturato. Però finché posso vado avanti su questa scelta. Se un domani dovessi arrivare ad aprire un call center all'estero per il mercato italiano, lo farò, diciamo, sul fatturato aggiuntivo, non certo per spostare lavoro dall'Italia. Siamo stati anche l'unico call center che è riuscito a recuperare all'interno di quello scandalo Funmedia, che ha lasciato 9.000 dipendenti sulla strada, molti dei quali qui in Calabria, ad aver fatto, grazie a un accordo sindacale, essere riuscito a recuperare 500 famiglie a Pistoia. Siamo uno degli unici due call center italiani che ha fatto un bilancio sociale. Quindi noi, anche qua, abbiamo fatto un bilancio con tutte le foto delle nostre persone, perché gli esperti di bilancio sociale mi hanno detto che bisogna far vedere i prodotti e i servizi. Dico, cosa faccio a vedere? Quali sono i miei prodotti e i servizi? Faccio vedere le mie risorse, le uniche risorse che ho, perché le donne e gli uomini che lavorano per me. Per non farci... abbiamo fatto una rete di welfare in Toscana, vediamo la tendenza. L'ultima cosa... Per non farci mancare nulla, in tema di diritti e di attenzione ai diversamente normali, come dico io ogni tanto, abbiamo creato una cooperativa sociale del tipo B con 35 detenuti in Lombardia, in articolo 21, in affidamento esterno, che di notte quindi dormono a bollate nelle altre carceri e di giorno lavorano nel call center con noi. Si chiama New Freedom, lo dico perché è una cosa faticosissima da gestire, ma come dire, che ci piace, e non abbiamo creato un ghetto per i detenuti, ma in questa realtà, in questa cooperativa, lavorano anche persone, come dire, diversamente svantaggiate, e credo che questa, come dire, questa contaminazione sta portando degli ottimi risultati. Questo è il piccolo che noi facciamo in un settore non facile. E credo che davvero la logica sia proprio quella di non ghettizzare, di non creare, di non accendere i fari sulla diversità, ma di essere banalmente normali, perché la normalità è fatta anche dalla diversità. Grazie.
Grazie, grazie ad Umberto Costamagna. Noi ci stiamo avvicinando alla chiusura di questo incontro. Non so se dalla sala ci sono delle domande. Sì, 30 secondi per una domanda li concediamo a Nicolino Tosoni. 30 secondi, Nicolino, poi vorrei dire un paio di cose e chiudiamo. Se, ma se, dato che intanto si vuole prenotare, può farlo. Ma dato che io sono uno scavezzacollo, faccio una domanda che non è una domanda e che mi è stata tirata fuori come un dente avvelenato. La solita frase dell'attuale pontefice, virgolette, se un gay cerca Dio, chi sono io? Analizziamo bene la frase. Se un gay cerca Dio. Io non sono praticante. Nicolino, la domanda. Ecco. Perché poi domani abbiamo i lavori. No, dico, domani abbiamo i lavori congressuali che sono centrati su questo. Ecco. Ci allora, significa solo questo. Se un gay va lì e dice mi pento perché amo, allora è accolto. Ma io che ho detto a un vescovo, mentre mi stavo confessando dopo 30 anni, nella basilica di San Giovanni in Laterano, e ho raccontato tutto al vescovo d'allora di Udine, Battisti, questo mi fa, ma se è tutto così bello, cosa vuoi star matrimonio? E io che ero in ginocchio perché sono preconciliare, guardandolo dissi, eccellenza, siamo due uomini. Si è aggrappato ai braccioli della poltrona quasi levandomi quello che mi aveva detto. Io dico, ma se io avessi detto che lei capiva che eravamo un uomo e una donna, chi avrei imbrogliato? Grazie. Grazie. Allora, io approfitto, siamo in chiusura, se non ci sono altri interventi, osservazioni e domande, io ho il piacere di salutare anche Carlo Carere che ci ha raggiunto, è presidente della UNA Associazione Culturale della Mezza Terme, con Carlo voglio dire ci lega un rapporto di amicizia e di stima, soprattutto di collaborazione insomma, fra associazioni, proprio per ribadire ancora una volta di più che sui territori, piccolo o grandi che siano, che sia voglio dire la propria frazione nel comune più piccolo e più isolato, che sia diciamo la più grande delle città, le cose cambiano, le cose possono funzionare soltanto se ci si integra e si collabora. E io credo che quello, a me ha molto colpito il discorso di Umberto Costamagna, che ringrazio, io dandogli la parola prima sono orgoglioso di averti invitato e di questo intervento perché è importante. A me ha molto colpito diciamo, la trasgressione che poi è la cosa più piccola che fate, cioè la nostra azienda abbiamo deciso che rubare un libro non è un reato, questa è una cosa assolutamente fantastica, ma l'elenco che hai fatto delle iniziative di questa impresa con questa sensibilità, queste sono cose che veramente scaldano il cuore e forse vorrei dare diciamo, un contributo, anche se la questione è più semantica, però è importante. Io penso che non si dovrebbe parlare più di diversità quando si parla delle differenze, se così vogliamo, di orientamento sessuale, di colore della pelle, di etnia, di tutto quello che vogliamo. Ma io penso che si debba fare lo sforzo per bandire proprio la parola diversità dal lessico, le parole sono importanti. Io sono ormai tanti anni che questo sforzo l'ho fatto e la parola diversità l'ho sostituita con la parola varietà, che mi sembra un concetto. Varietà umana, mi sembra un concetto molto più aperto. Certo, proprio sempre in termini di etimologia. Quando prima lui è il diversity manager, allora diversi abbiamo detto che è una cosa vecchia e non ci piace. Invece sul concetto del manager, una delle, io dico sempre ai miei collaboratori, ai miei manager, voi siete, come ora farò arrabbiare la persona che mi ha appena parlato,
Voi siete come dei pontefici, dei pontifex, dei costruttori di ponti. Questo secondo me dovrebbe essere il ruolo del manager, il pontefice, il costruttore di ponti fra le diversità. La normalità è una forma di diversità, a mio avviso. Grazie mille. Allora, chiudiamo questo incontro, come voglio ricordare agli ascoltatori di Radio Radicale, ringraziando Radio Radicale per questa opportunità, per aver trasmesso questo l'evento pre-congressuale dell'ottavo congresso dell'associazione radicale Ceffiriti, che si è tenuto presso per la Mezia questa sera, alla Mezza Terra appunto, questa tavola rotonda dal titolo Esperienze concrete di promozione dei diritti umani delle persone LGBTI in Italia, nell'amministrazione pubblica e nelle aziende private. E abbiamo parlato sì di esperienze concrete molto belle. Allora, io ringrazio Umberto Costamagna, presidente dell'azienda Call & Call, Bruno Danarico, segretario generale della funzione pubblica CGL Catanzaro Lamezia, Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro, Rosario Piccioni, assessore al comune di Lamezia Terme, Fabio Galluccio, che è responsabile del settore diversity management di Telecom Italia, per gli ascoltatori della radio, la mia voce Marco Marchese, del direttivo dell'associazione radicale Certi Diritti. E ricordo a tutte e a tutti che i lavori dell'ottavo congresso dell'associazione radicale Certi Diritti si apriranno ufficialmente con la relazione del tesoriere e del segretario domani mattina, puntuale alle 9. Ci sarà una pausa pranzo di un'ora, andremo avanti fino alle ore 19 domani sera, si riapriranno domenica mattina per chiudersi con il rinnovo degli organi dirigenti dell'associazione e domenica all'ora di pranzo. Voglio ricordare, a beneficio di tutti, a beneficio soprattutto di chi avrà piacere di raggiungerci in questa sala presso il Grand Hotel Lamezia a partire dalle ore 9 domani mattina, ai lavori dell'ottavo congresso della nostra associazione domani parteciperanno Marco Pannella, che non ha bisogno di presentazioni, Rita Bernardini, segretaria di Radicali Italiani, e Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni. Grazie a tutti, buona serata.